Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. La pressione fiscale tocca quota 44,3% nel 2013 a Roma, spari la testa, è gravissimo, un 17enne, per Bersani notte tranquilla, le sue condizioni sono stabili. Pressione fiscale salita al 44,3% nel 2013, nuovo record assoluto rilevato da Confcommercio nella storia del nostro paese, dopo quello già raggiunto nel corso del 2012. Rispetto al 2012, il prelievo sotto forma di imposte e contributi previdenziali è aumentato di circa 1,6 miliardi di euro. Gravissimo, un ragazzo di 17 anni colpito alla testa da due colpi di pistola esplosi da sconosciuti nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Il giovane, che avrebbe piccoli precedenti penali, è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata e lotta tra la vita e la morte. Continua il decorso post-operatorio dell'ex segretario del PD Pierluigi Bersani, ricoverato al Maggiore di Parma a causa di una emorragia cerebrale. Bersani ha trascorso una notte tranquilla e serena. I parametri sono nella norma, ma la prognosi resta ovviamente ancora riservata. La Corte europea dei diritti umani a Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. I giudici di Strasburgo hanno così condannato il nostro paese per aver negato a una coppia tale diritto. Michael Schumacher ha filmato il suo incidente sciistico sulle nevi di Méribel. La telecamera che il pilota tedesco aveva sul casco funzionava al momento della caduta. Le immagini sono ora a disposizione degli inquirenti. Per favore, lasciate l'ospedale e fate lavorare i medici, dice la moglie di Schumacher ai media. Il pilota in coma è ricoverato da 10 giorni a Grenoble. Shakira ha annunciato su Twitter che il 13 gennaio uscirà un brano in cui duetta con la collega Rihanna. Il nuovo lavoro si intitola Can't Remember to Forget You. La cantante colombiana ha pubblicato il suo ultimo disco nel 2010. Franck Ribéry è convinto di poter battere Cristiano Ronaldo e Lionel Messi per il pallone d'oro che verrà giudicato lunedì prossimo. Credo di avere una grande occasione, sia io che la squadra ci siamo comportati molto bene nel 2013, ha detto l'attaccante del Bayern Monaco e della Francia.